Mister, era venuto al Menti, no, con la sua squadra per ovviamente vincere la partita e Pordenone è quanto vicino a segnare un gol, quantomeno a pareggiarla nel finale. Quanto è grande la delusione, ci credeva? Sì, no, sinceramente dopo la prestazione di Monza ci siamo guardati un po' in faccia perché abbiamo notato delle difficoltà che oggi invece abbiamo dimostrato di non avere. Quindi abbiamo presentato una squadra volitiva, una squadra frizzante, una squadra che voleva a tutti i costi ottenere un risultato importante. Siamo partiti anche discretamente bene, nei primi 10-15 minuti cercando di stare alti, di cercare di prenderli e di non farli arrivare nei nostri ultimi 30 metri. È normale che poi quando lasci un po' di spazio dei giocatori con delle qualità qualcosa possa succedere. Quindi hanno trovato questo gol e lì abbiamo cominciato naturalmente a prendere un po' di paura, abbiamo perso un po' le distanze, lì abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa di più, di meglio, ci siamo sistemati meglio in campo, abbiamo coperto un po' di più le fasce dove sinceramente abbiamo cominciato a farci del male e da lì è stata un'altra partita. Quindi nel secondo tempo l'abbiamo affrontata con uno spirito ancora più battagliero, ancora più volitivo nel voler almeno raggiungere il pareggio e penso che poteva anche starci da un certo punto di vista, perché comunque abbiamo cercato la via della rete sia centralmente con dei tiri, sia magari girando le linee difensive sugli esterni per creare dei cross. Peccato perché comunque anche l'ultima palla che abbiamo avuto con la traversa, magari un punto ce lo saremmo anche meritato. Come ha visto Vicenza? Ma Vicenza è questa, una squadra esperta, una squadra che comunque ti concede poco, è una squadra che ha delle qualità davanti che non vengo sicuramente io qui a raccontare. Gli mancavano dei giocatori secondo me importanti perché avere un Diavolo e un Meggiolini anche sia come titolari o come eventuali cambi in corsa sono dei giocatori che ti permettono di tenere la squadra un po' più alta. Questo magari ecco, è stato concesso anche a noi nel secondo tempo di poter rimanere nella metà campo avversaria cercando di tenere palla il più possibile per creare qualcosa. Questa nuova sconfitta non muta la classifica, purtroppo. Come affrontare le prossime partite? No, dobbiamo affrontare con questo spirito perché, ripeto, se dopo la partita di Monza qualche dubbio c'era venuto, sinceramente in questi giorni i ragazzi hanno ripreso a macinare chilometri anche in allenamento, hanno ripreso un po' di energie anche mentali per affrontare le partite un po' tutte come fosse una finale. Io penso che oggi anche il nostro pubblico deve essere contento della prestazione che hanno fatto questi ragazzi perché sono stati volitivi fino alla fine per cercare di comunque cambiare l'inerzia della partita. Ci siamo riusciti a un certo punto, però purtroppo non è cambiato il risultato. Tifosi alla fine hanno applaudito la squadra. Sì, infatti questo è un segnale comunque che hanno capito anche loro che stiamo cercando in tutti i modi di ribaltare un po' la situazione. Lo so che si fa sempre più dura, le partite sono sempre meno, però abbiamo il sacrosanto dovere di credere fino alla fine, finché magari la matematica non dirà qualcosa di diverso, però non si molla niente, assolutamente. Lo spirito nostro è sempre quello di andare a battagliare su ogni campo e così sarà fino alla fine.